Un bambino, anche se te la mangi. La spinacina è un prodotto industriale che è stato inventato apposta per far fuori gli avanzi di produzione del pollo e di altre cose. Diciamo che si è un po' toccato il fondo e si sono inventati questa cosa. Io le voglio fare a casa in versione vegetariana, ma vi do anche la versione con il pollo, perché sono più buone e più genuine. Per 4 spinacine, 4 porzioni, allora 4 cubetti di spinaci surgelati, va bene anche quelli freschi se volete, appena appena scottati, io li ho scottati nel microonde, però va bene anche l'acqua, poi bisogna farli tiepidire e sfrizzarli bene. E poi ci serviranno 4 patate cotte di misura medio-piccola. Praticamente ho preso 4 cubetti di spinaci ancora congelati, li ho messi nel microonde 5 minuti, li ho lasciati una mezz'oretta a intiepidire e adesso li sto strizzando bene, meno acqua c'è e meglio è. Poi gli do 4 coltellate per tritarli, se volete potete usare anche il robot da cucina, però io non avevo voglia di sporcarlo. Io li preferisco tritati a mano anche perché restano i pezzettini più verdi, più belli, che si vedono bene, mentre invece il frullatore fa una specie di papetta. Aggiungo agli spinaci 4 patate sbucciate che ho cotto. Dovete sapere che il pollo, le spinacine di pollo vengono fatte con il pollo separato meccanicamente, cioè con le carcasse di pollo che avanzano dalla produzione industriale vengono pressate e con quella papetta lì fanno le spinacine, le cotolettine, i nugget. Una schifezza. Se invece delle spinacine fatte con patate e spinaci preferite farle di pollo e spinaci, ma col pollo quello vero, prendete 200 g di pollo, di petto di pollo, lo tagliate a pezzettini, lo macinate nel tritacarne o nel frullatutto e le aggiungete al posto delle patate insieme agli spinaci. Noce moscata, questa è facoltativa, vi deve piacere, però ci sta molto bene, ve la consiglio. Un uovo che tiene insieme, è facoltativo, vengono bene anche senza, però l'uovo aiuta. Sale, senza esagerare, poco, perché tanto si possono salare anche dopo queste. Ci potete aggiungere degli altri ingredienti per insaporire, come per esempio del sesamo tostato, che ci sta benissimo. Io metterò del formaggio, però chi segue una dieta vegetariana stia attento, perché me l'hanno segnalato, io non ci faccio caso, però me l'ha segnalato mia figlia che è vegetariana, perché i formaggi in genere vengono fatti con il caglio animale. Guardate che il formaggio che utilizzate sia fatto con caglio vegetale, ci sono dei prodotti apposta. Un paio di cucchiai di formaggio, io parlando ho grattugiato un po' troppo, ma vabbè, mettiamolo lo stesso. Gabriele, cosa posso usare al posto delle patate? Ma per esempio del riso cotto, raffreddato, e usi quello lì, del riso stracotto, un po' più cotto. Gabriele, posso metterci pezzettini di prosciutto cotto? Mettici il prosciutto cotto. Gabriele, posso mettere il pepe, il peperoncino? Mettici quello che ti piace. Gabriele, posso utilizzare, aggiungerci della ricotta? Certo, come no, anzi, un'ottima idea, io non ce la metto oggi perché non c'ho voglia, va bene anche così, però se volete metterla ci sta molto bene. E lo schiaccio a mano perché mi piace trovare i pezzettini di patata dentro, così mi resta più rustico, mentre invece se lo fai macinato resta tutto più verdone. È una questione di scelta, anche lì fate un po' come volete. Adesso questo pasticcio qua bisogna addensarlo perché sennò come si fa a dargli una forma da spinacella? Siccome questo composto è abbastanza umido ed è ancora tiepido, utilizzerò la semola rimacinata che mi fa l'effetto un po' gnoccola romana, no? È anche molto saporita e buona. Oppure si può utilizzare del pane grattugiato, oppure potete utilizzare della farina di ceci, quello che preferite, oppure i fiocchi di patate, poi ci sono un amido anche, però io vi consiglio di stare o sulla semola rimacinata o sul pan grattato, o i ceci. Ne vanno circa 2-3 cucchiai. Ne mettete un cucchiaio alla volta, lo incorporate finché non vedete che raggiungete una consistenza modellabile. Gabriele, ma cosa vuol dire consistenza modellabile? Vuol dire che ci mettete dentro le mani e fate così. Se prende la forma della mano, vuol dire che si riesce a dargli una forma, a lavorarlo, vedete, a appiattirlo, ok? Altrimenti gli mettete ancora un po' di pane. Qua già potrebbe andare bene, però oggi sono pigro, ne metto dentro ancora un po', tutto più facile. Divido in 4 il mio impasto, faccio 4 palle più o meno grandi uguali. Adesso andrebbero passate nell'uovo, formate, panate, fritte, ma io la voglio fare un po' più furba, un po' più semplice. Abbondante pane, deve essere abbondante però, adesso non vengo. Faccio una panatura un po' più sottile, ma molto molto più furba. Quindi pane,
prendo sulla mia polpettona, ce la metto in mezzo e incomincio a lavorarla un po', a schiacciarla, arrotondarla, schiacciarla, arrotondarla, finché non gli diamo la caratteristica forma di spinacina, o quasi. Usate una spatola, un badile, una paletta, quello che c'è, per dargli la caratteristica forma da spinacina. Poi se volete fare delle polpette, dei burger, va benissimo. Con la paletta ogni tanto la girate. Bisogna fare questo lavoro 2-3 volte, in maniera che assorba un po' di pane in superficie, mantenga la sua forma e si indurisca un pochino, perché sono molto morbide. Se fate fatica a gestirla, perché la vedete che è morbida, poi magari a cuocerla fate fatica, cosa fate? La tagliate a metà, qui nel pane, eh? Gli ridiate la stessa forma e fate le spinacine un po' più ine. Adesso la vediamo, sia queste qua più piccole che quella più grossa. Una padella abbastanza larga, olio per friggere, questa volta facciamo la pozzanghera, non tantissimo. Via il pane in eccesso, potete anche modellarli sulle mani così se volete, e li friggiamo subito, così non restano in giro. Togliete il pane in eccesso, arrotondatelo, dategli la forma, potete farli anche sulle mani se non volete farli sul vassoio, però sul vassoio è più comodo, e li friggiamo. Ho già sentito che l'olio è caldo, lo sento con i miei superpoteri, metto dentro. Quasi caldo. Perché sì, bisogna far vedere anche gli errori. Ho messo dentro la spinacina con l'olio che non era ancora abbastanza caldo. In questo caso non toccatela, non fate cose come tirarla fuori, chiamare i vigili del fuoco. No, la lasciate lì senza toccarla. Piano piano sale in temperatura e andrà a posto da sola. Metto dentro anche la seconda. Quando la muovete, sentite? Sentite che sotto si trascina, che è asciutta, che fa un rumorino di asciutto, si girano. Con attenzione, usate una pinzetta, voilà, ma che bella. Questa l'ho fatta un pochino troppo cotta e un po' brustolita, però vabbè, va a gusti, è buono anche così. Questa qui l'ho lasciata in grandina, sto condendo un pochino di ricotta con del prezzemolo, un pochino di erba cipollina, un pochino di sale, niente di complicato, perché voglio farvi vedere il piattino con la porzione e i nutrienti giusti per i bambini. Questa ricetta la mettiamo nella baby list. Quando si compone un piatto per un bambino bisogna cercare di metterci sempre dell'insalata, della verdura, se non altro per abituarli. Quindi mettiamo un pochino di insalatina, una fettina di pomodoro ce la metto sempre io perché fa colore. Oggi avevo visto mezzo cetriolo avanzato, e che fai, non glielo metti? Metti il cetriolo. Attenzione alle porzioni, un bambino anche se te la mangia non gli puoi dare una bisteccazza così, questa qui la mangio io ed è già troppa anche per me, bisogna dargli una piccola, se poi ha 3-4 anni anche meno di così. Questo è già un piatto per un bambino di 8-9 anni. È un piatto molto ricco di nutrienti, ci sono gli amidi, carboidrati, vitamine, spinaci, ferro. È un po' scarso di proteine, quindi gli metto una pallina, massimo anche due volendo, non troppo grandi, di ricotta condita o di formaggello, quello che volete. Così abbiamo completato il piatto. E il piatto per i bambini l'abbiamo fatto, adesso parliamo di cose da grandi. La spinacina, sì, la mangiamo a bestia, ma non è una di quelle cose che mi fanno impazzire, diciamo la verità. Però, se noi gli mettiamo vicino quei quattro bei fagioli borlotti che ho sul fornello di là, che blu 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 stanno cuocendo da circa un'oretta, il discorso diventa interessante. Vedete che non ha l'aspetto chimico delle spinacine industriali? E qui, assaggini qui, assaggino di là, abbiamo quasi finita la spinaciona. Comunque ragazzi, bella morbida, è molto saporita, buona, mi piace davvero. Vi consiglio di fare assolutamente. È freddo. Mi vedi meglio. Così, adesso ho perso il segno. Stai su. E che insomma, hai detto che non ci stavo? Ma chi? Buonanotte, ciao, rifacciamo. Allora, questa telecamera è venuta una fame, ma andiamo avanti o no? Stai registrando? C'è poca batteria, vai. Ah. Ficciole. Mangia, fatelo.